amici di Alessandro Tech World, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, oggi facciamo la recensione di queste cuffie G1 della Easy Hatch con Virtual Surround 7.1. Sono delle cuffie davvero molto interessanti. Le ho acquistate per giocare a Battlefield, le ho prese su Amazon, pagate pochissimo, intorno alla trentina di euro, credo. Allora, cosa che mi piace di queste cuffie? Innanzitutto isolano davvero tanto. I padiglioni auricolari di queste cuffie sono davvero ben isolati, non si sentono i rumori all'esterno. E anche adesso io che sto parlando, nonostante l'audio in ingresso dalla PS4 non è fortissimo, ma io veramente faccio fatica a risentire la mia voce perché isolano veramente bene. Anche se sto gridando, vabbè, è normale, un po' di voce la sento, però si sente che comunque avvolgono molto bene, non ci sono spazi, diciamo, sono molto avvolgenti, hanno molto cuscinetto e tra l'altro molto morbido, quindi non vi dà fastidio. Non so se è una mia fisima o cos'altro, ma vabbè, all'orecchio non mi suda. Siamo brevemente alle conclusioni finali e poi nulla. Allora, il prezzo sicuramente è accattivante perché costano intorno ai 35 euro. Sono costruite bene, vi ripeto, calzano molto bene. Anche il fatto che l'anello qua sopra è molto flessibile, sia la parte, diciamo, quella che sta sulla testa, che l'anellino qui, vi ho fatto vedere che sono tutti molto elastici, quindi non ci sono problemi di sorta. Calzano veramente bene. Per regolarle in altezza basta pigiare, praticamente c'è una sorta di cordicina che si adatta tranquillamente e quindi prende la forma di qualsiasi dimensione della testa. Il microfono è reclinabile, quindi potete tirarlo su senza che vi dia fastidio e si può anche diciamo rendere muto, come purtroppo ho fatto io facendo il video a vuoto. I padiglioni sono molto avvolgenti, vi ripeto, tengono praticamente un ottimo isolamento. E poi anche questa, diciamo, il loghettino qui che si illumina nella parte sinistra e destra della cuffia è davvero interessante. C'è il left and right, quindi non si possono mettere come si vogliono. Chiaramente qui c'è il microfono. Il cavo è un cavo in Kevlar anti-aggrovigliamento, lungo circa 1,5 metri, poco più. Non è lunghissimo, ma neanche corto. Ci sono, volendo, delle prolunghe acquistabili anche su Amazon che vi permetteranno di allungarlo. Questo selettore, ve l'ho già detto, c'è la possibilità del Virtual Surround, che in realtà è una sorta di vibrazione che su PlayStation 4 non funziona, mentre invece sul PC funziona davvero molto bene. Credo sia una questione legata ai driver. Poi c'è la rotellina per il volume e quant'altro. Il prezzo è vantaggioso e quindi le consiglio a tutte quelle persone che non hanno grossissime esigenze per quanto riguarda il gaming. Per questo video è tutto. Io ringrazio Easy Hatch per avermene mandato in prova. Vi scuso se le ho tenute parecchio senza fare un video. E niente, io vi ringrazio e al prossimo video. Ciao da Alessandro Tech World.